nei confronti anche di questo percorso, perché, e torno alla domanda iniziale, è un percorso che si è aperto, ma un percorso che deve incarnarsi sempre di più, da un lato nell'essere, come dire, forza attiva e proattiva di parità di genere e empowerment femminile nel paese. Quindi vi chiedo questo, siate voi in prima linea, non solo simbolicamente, ma nella costruzione del vostro servizio a difesa della parità di genere, ma anche a promozione della parità di genere per tutto il paese. Da parte, diciamo, delle istituzioni, da parte mia, è chiaro che c'è anche un tema interno, cioè il tutelare il più possibile, con strumenti anche di concretezza, il diritto alle donne di poter servire allo Stato attraverso la scelta di entrare nelle forze armate. Ovviamente servono strumenti che lo rendano possibile. Quindi le pari opportunità, strumenti di conciliazione, di corresponsabilità, che permettono alle donne di vivere la propria femminilità a tutto tondo, anche nel servizio al paese. Quindi certamente il tema della maternità, il tema della famiglia, tutti quei temi che sono connessi all'esperienza femminile, sui quali ovviamente il cammino pure chiede una responsabilità grande. All'interno anche della proposta del Family Act, penso che sarebbe importante andare a caratterizzare in modo specifico anche, come dire, la ricchezza straordinaria che la presenza femminile ha nell'ambito delle forze armate, e quindi poi conseguentemente costruire riforme, percorsi normativi che non solo la tutelino ma la promuovano nell'integrità di un'esperienza femminile. Il G20 è un'occasione straordinaria, io credo che il nostro paese potrà essere, diciamo, volto anche di novità e cambiamento nei confronti del panorama internazionale su questo fronte, quindi che questo primo evento apra un po' un percorso di, diciamo, di ulteriore speranza e coraggio, nel quale sono convinta sarete e saremo insieme protagoniste e protagonisti. Grazie. Grazie, grazie Ministra, peccato non poterla applaudire, non farle arrivare l'applauso di una platea che sicuramente, se fossimo state in presenza, ci sarebbe stato, perché le cose che ci ha detto sono estremamente interessanti, fra l'altro aprono anche a riflessioni su qual è il ruolo del femminile, su come ci si riconosca tali, su insomma come si possa anche affrontare una professione come quella ormai all'interno delle forze armate, perché il fatto che comunque sia mutato anche tutto l'esercito, inteso in senso lato, ovviamente quando dico esercito intendo tutte le forze armate, che sia ormai un esercito di professionisti e non più di coscritti come era una volta, ha ovviamente cambiato tutto, così come ha cambiato tutto, l'abbiamo visto, anche l'ingresso delle donne nelle forze armate, che in realtà però, come ben sapete, c'erano anche prima dell'approvazione della legge 20 anni fa, solo che non svolgevano, non avevano incarichi e ruoli che erano all'interno dell'arma. In questo diceva bene il generale Giaccotti all'inizio, noi abbiamo imparato dagli errori, gli errori fatti da chi ci ha preceduto, da chi le donne le aveva fatte entrare prima nelle forze armate e che aveva magari messo alcune limitazioni o aveva impedito alcuni accessi, cosa che invece per esempio noi non abbiamo fatto. E allora davvero questo è il momento di sentire il sottosegretario alla difesa, l'onorevole Angelo Tofalo, perché con lui invece vorrei affrontare appunto questa riflessione, cioè che cosa è cambiato da un esercito nel quale le donne, diciamo, sostanzialmente avevano un ruolo importante ma ausiliario, a un esercito invece nel quale le donne hanno un ruolo attivo, perché diceva giustamente, fra l'altro, bene la ministra Bonetti, c'è uno specifico femminile nello stabilire relazioni, ma le donne nelle forze armate non si sono mai tirate indietro, sono soldati a tutti gli effetti e scendono anche in campo. Sì, buongiorno a tutti. Ieri, quando ho ricevuto la delega da parte del Ministro della Difesa per partecipare a questo evento, devo dire che sono stato molto felice. Come detto, il Ministro ha avuto degli impegni importanti, improvvisi, e quindi ha delegato me. Sono molto lieto di essere qui con voi in apertura di questo momento di riflessione e confronto su un tema attuale e importante non solo per le Forze Armate e per la difesa, ma direi per tutti coloro che hanno
responsabilità pubblica, maggior ragione se queste sono di natura politica, e penso che l'autorevole intervento che mi ha preceduto ha sottolineato moltissimo questo aspetto. Io rivolgo un cordiale saluto al Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, la dottoressa Bonetti, al Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa, il Generale Corpo d'Armata Luigi De Leverano, al Presidente del CASD che oggi ci ospita nella sua stanza virtuale, Generale Giancotti, il professor Battistelli, li ringrazio fin da ora per il loro autorevole, diciamo, la loro autorevole presenza e l'intervento che ne seguirà, e mi unisco alla considerazione del generale Giancotti, data la presenza di tutti i vertici militari, denota, ecco, la sensibilità forte a questo tema, e li saluto tutti affettuosamente con un abbraccio virtuale. Ringrazio lei, dottoressa Fratello, per la moderazione. Come sappiamo, l'ingresso del personale femminile nelle Forze Armate, così come nella Guardia di Finanza, avvenne con la legge 380, era il 1999, ed era delega al governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile. Quello ha rappresentato un passaggio epocale per la nostra società, fino a quel momento, dobbiamo dircelo con estrema sincerità, declinata prevalentemente al maschile. L'ampio dibattito che poi anticipò l'adozione del provvedimento coinvolse un po' tutti gli organi istituzionali e in modo particolare ovviamente quello militare, chiamato a dover necessariamente adottare un approccio differente nella gestione delle risorse umane, sia per quanto riguardava la vita all'interno dell'organizzazione stessa, sia per gli aspetti poi legati all'impiego congiunto in Italia e all'estero. E credo che i capi, i comandanti che ci stanno seguendo sanno benissimo a cosa mi riferisco. Di questo passaggio, ricordiamoci, ne fu pienamente consapevole anche l'allora Ministro della Difesa, oggi Capo Supremo delle Forze Armate, Presidente della Repubblica, al quale va un mio affettuoso pensiero, Sergio Mattarella, che in occasione del giuramento delle prime soldatesse di truppa, era il 2001, disse: oggi qui ad Ascoli si compie una tappa importante del processo di ammodernamento del nostro strumento militare, il vostro giuramento rappresenta un evento importante, forse ancora più significativo, perché la grande sfida in atto per modernizzare e rinnovare in profondità le nostre forze armate è cominciata con l'apertura del mondo militare alle donne, con la trasformazione dello strumento militare in senso interamente professionale. In quello stesso periodo in cui l'Italia accoglieva quindi il personale femminile, finalmente direi nella componente militare, anche le Nazioni Unite inserivano a pieno titolo la dimensione di genere nel settore poi della sicurezza, adottando quella risoluzione che passò alla storia, era la 1325, Donne, Pace e Sicurezza, che possiamo considerare una vera pietra angolare che riconosceva per la prima volta la forte correlazione tra le diseguaglianze di genere, le condizioni di stabilità dei territori e la violenza, inclusa quella ovviamente durante i conflitti. E ad oltre 20 anni di distanza, io sono convinto che la risposta più concreta ai propositi di quegli anni risieda oggi nelle oltre 16.000 donne in uniforme impegnate a garantire con abnegazione e spirito di sacrificio il loro supporto in tutte le articolazioni della difesa sul territorio nazionale e nei teatri all'estero. Io ne approfitto per salutare le due che vedo collegate, adesso non ho capito quante interverranno, il tenente colonnello Irene Micelotta e il capitano di corvetta Sara Vinci. Tra loro oltre poi 250 operano nei contingenti italiani all'estero, interpretando un ruolo delicato, in molti casi anche determinante, è stato già ribadito dal Ministro e concordo pienamente, non solo per instaurare rapporti di maggiore fiducia con le popolazioni locali, questa è una caratteristica per la quale, una capacità per la quale noi italiani siamo invidiati da tutto il mondo, per la capacità di costruire e di fare policy all'estero, di costruire sicurezza e pace, ma anche per coinvolgere poi la componente femminile locale nei processi di ricostruzione post-conflitto e incrementare quindi di conseguenza la sicurezza appunto dei nostri contingenti impegnati in operazioni. Mi riferisco ad esempio al Female Engagement Team in Afghanistan, attivati nell'ambito del progetto di cooperazione civile e militare, cui l'Italia
partecipa nelle operazioni internazionali, ma anche alle altre componenti come quelle dislocate in Libano, abbiamo UNIFIL, Female Assessment, in Iraq, Carabinieri, Female Mobile Team. E nel tempo i passi in avanti sul fronte poi della parità di genere sono stati molti, il ruolo delle donne in uniforme è cresciuto tanto quanto è cresciuta l'attenzione nei loro confronti. All'interno di una prospettiva sempre più orientata all'integrazione di genere e alla promozione dell'empowerment femminile. In questo senso, le strutture organizzative create negli anni dal Dicastero, dal Ministero della Difesa in materia di prospettiva di genere hanno sicuramente, a mio avviso, contribuito sensibilmente a questo cambio di passo, a questa accelerazione, consentendo alle forze armate di sviluppare le indicazioni poi derivanti dalle direttive europee, dalla normativa nazionale in materia di parità di trattamento e di pari opportunità tra uomini e donne. Faccio riferimento ad esempio alla struttura dedicata alle pari opportunità e alla prospettiva di genere, alle linee guida su parità di trattamento, rapporti interpersonali e tutela della genitorialità, al Consiglio Interforze sulla prospettiva di genere, costituito con il compito di assistere e di supportare proprio il Capo di Stato Maggiore della Difesa sui temi dell'integrazione del personale maschile e femminile nelle forze armate italiane, oltre che sull'adozione dei principi della risoluzione dell'ONU, donne, pace e sicurezza. Se oggi la difesa e le sue forze armate possono vantare davvero una riconosciuta credibilità in ambito internazionale, lo devono anche e soprattutto al contributo professionale garantito, e ne sono personalmente testimone, dal personale femminile che, come avremo modo di ascoltare dalle testimonianze operative e di comando vissute da quattro donne in uniforme, io però adesso ne vedo due, ho salutato le due, le altre due non le vedo, si è rivelato, diciamo, in molte occasioni unico e insostituibile. Altrettanto insostituibile, va detto, è stato e continua ad essere il lavoro di oltre 8.000 donne tra assistenti amministrative, collaboratrici, funzionari, sto parlando di tutti quei dirigenti civili che ogni giorno prestano servizio nell'ambito dell'amministrazione, che costituiscono un patrimonio di preziose professionalità indispensabili per il buon funzionamento del comparto e direi di tutta la macchina della difesa. Come titola l'incontro odierno, da Ascoli ad Erat, i primi 20 anni delle donne nelle forze armate, se da un lato hanno arricchito e reso migliore il comparto difesa, dall'altro hanno sicuramente contribuito alla promozione della cultura di genere e delle pari opportunità nell'intera società italiana. E nonostante ciò, ritengo e credo fortemente che abbiamo tutti noi il dovere, proprio con iniziative del genere, di rimanere vigili, continuando a favorire iniziative come quella odierna affinché possa crescere ulteriormente una cultura condivisa su questi temi, in grado di rendere le forze armate sempre più parte integrante della società civile, aperte e permeabili ai suoi mutamenti, alle sue evoluzioni e alle sue istanze. Io nel ringraziarvi vorrei fare veramente un'ultima considerazione tutta personale in questi 2 anni e mezzo, esclusi questi ultimi mesi di pandemia, dove non ho potuto girare tra le caserme, le stazioni, porte, gli aeroporti delle forze armate. Chi mi conosce lo sa, cerco di stare veramente vicinissimo agli uomini e alle donne perché ne ho proprio necessità fisica, dato l'amore profondo che ormai è nato in me nelle forze armate per il lavoro incredibile che è sotto gli occhi di tutti. Io, nonostante le percentuali ancora a mio avviso piccole, che spero crescano nel tempo, delle donne nelle forze armate, io posso dire con forte convinzione che quelle che quotidianamente incontro sono donne veramente formidabili, straordinarie e belle, ma belle nel senso più profondo del termine. Ho trovato una professionalità, lo dico senza, come dire, falsi messaggi, anche mediamente superiore a quelli degli uomini. E questo è un qualcosa che, come ho detto prima, sta dando un valore aggiunto e uno sprint alle forze armate. Grazie a tutti, buon proseguimento e ascolterò con grande interesse i prossimi interventi. Grazie, grazie sottosegretario. Mi verrebbe da dire che sulla professionalità spesso le donne danno dei punti agli uomini, ma se no, se non pochino.
di parte, quindi faccia finta che non l'abbia detto. Invece lei ha giustamente e correttamente ricordato, doverosamente direi anche, il ministro della difesa all'epoca era l'attuale presidente Mattarella che accolse le prime ragazze, e allora ricordiamo anche chi era presidente del Consiglio quando venne approvata la legge, perché c'era un governo, il governo D'Alema, era Massimo D'Alema presidente del Consiglio, il padre, diciamo, della legge era Valdo Spini, perché è stato grazie a lui che era presidente della Commissione Difesa che parte, diciamo, questo iter finalmente dopo tanti tentativi, almeno più di una dozzina sicuramente di disegni di legge andati a vuoto in tutti questi negli anni precedenti, e finalmente invece appunto nel 99 si arriva a questa approvazione sull'onda fra l'altro di una spinta popolare forte, perché erano tantissime le ragazze, le donne che scrivevano allo Stato Maggiore, ai vari corpi dell'arma, dicendo perché anch'io non mi posso arruolare, perché anch'io non posso dare il mio contributo alla patria. Insomma, quindi da lì, diciamo, è cominciato questo cammino. Che cosa hanno fatto le donne in divisa in questi 20 anni? Un po' lo abbiamo visto, ce l'ho anche raccontato lei. Quali erano i timori, cioè che l'esercito si indebolisse? Abbiamo capito che, insomma, tutto sommato, non erano timori assolutamente mal riposti. Che cosa però dobbiamo immaginare adesso? Perché il modo di affrontare le sfide cambia. L'esercito, le forze armate sono chiamate a affrontare impegni che nessuno di noi immaginava, anche solo banalmente, ma lo dico nel senso dell'etereo del termine, occuparsi di questa pandemia. L'esercito e le forze dell'ordine sono state fondamentali nella gestione di questa pandemia, lo ricordava lei, sottosegretario, ma non c'è solo questo nel futuro della difesa. Ed è di questo allora che voglio ragionare con il generale Luigi Francesco Delle Verano, che è sottocapo, abbiamo detto, di Stato Maggiore della Difesa, perché bisogna prepararsi, bisogna buttare uno sguardo oltre questo decennio, vedere che cosa c'è più avanti e come si può preparare un esercito, come si possono preparare le forze armate alle nuove sfide. Sì, grazie dottoressa, fratello, ringrazio ovviamente tutti gli intervenuti, però porto saluto e ringrazio soprattutto l'onorevole Ministro delle Pari Opportunità e della Famiglia, l'onorevole Sottosegretario alla Difesa, le autorità civili e militari e i gentili ospiti che sono intervenuti in questo convegno virtuale. Da parte mia giunga ovviamente a nome di tutte le donne e gli uomini delle Forze Armate il più sentito ringraziamento e deferente saluto a voi tutti. Esprimo ovviamente la mia gratitudine soprattutto per l'intervento della signora Ministro Bonetti, che ha parlato sullo sviluppo delle pari opportunità per le donne soldato e che ha efficientemente ed efficacemente evidenziato quanto è stato fino ad oggi compiuto e quali siano i prossimi obiettivi come paesi che ci apprestiamo a perseguire. In particolare porgo un saluto e un sincero ringraziamento per il rappresentante del ministro Guerini, l'onorevole sottosegretario della Difesa Angelo Tofalo, perché lui e il ministro hanno una costante attenzione nei confronti del personale della difesa. La partecipazione è così espressamente voluta, come ha detto il sottosegretario Tofalo, oggi in questo convegno virtuale è a mio avviso un concreto riconoscimento per i nostri soldati, per i nostri militari e in special modo per il personale femminile del comparto difesa e sicurezza che in questa occasione celebra il ventennale dell'ingresso nelle Forze Armate. Ventennale che il generale Vacciarelli, del quale porto il saluto e i ringraziamenti, ha voluto stigmatizzare e sottolineare dedicandovi il calendario dell'anno 2020 che stiamo vivendo e soprattutto dedicandogli il piano di comunicazione dell'anno 2020 a questa ricorrenza che è stata da più parti richiamata. Desidero inoltre porgere il mio ringraziamento al Presidente del Centro Alti Studi della Difesa, Generale di Squadra Aerea,
Fernando Giancotti, che per la sua virtuale ospitalità, oltre che squisita, che in questi 2 giorni di confronto e di riflessione che riguardano la presenza femminile nelle forze armate, ci farà da padrone di casa. La parità in uniforme, che è stata introdotta, come avete più volte richiamato voi altri, dalla legge 380 del 20 ottobre 1999, che ha avuto un lungo e articolato e complesso percorso di approvazione ed era, come ha ricordato lei, dottoressa Fratello, d'iniziativa dell'onorevole Valdo Spini, che la promosse e poi ovviamente ne cercò, attraverso l'allora ministro della difesa, il ministro Mattarella, oggi presidente della Repubblica, di farne una prima sperimentazione sul campo di quella che era la realtà e l'inserimento di queste donne. Ebbene, quel 26 gennaio del 2001, che l'onorevole sottosegretario Tofola ha ricordato, il comandante di reggimento del 235esimo reggimento Piceno ero io. Io sentì quelle parole, io sentì quel tremito che pervadeva la piazza del Popolo in pieno centro di Ascoli, ed ebbene, lo ricordo ancora in maniera viva, in maniera emozionante, questa occasione che oggi, per volere del capo di Stato Maggiore della Difesa, io mi accingo a esplicitare e discutere su questo tema che lei mi ha posto. Per me ha rappresentato anche un passaggio fondamentale di quello che era non solo il mio percorso, ma penso di aver segnato anche il percorso di migliaia di ragazze che si sono avvicendate in quei 2 anni miei di comando nella città di Ascoli. Ovviamente tutti avete richiamato che questo percorso che ha portato alla legge della 380 del 99 era un percorso virtuoso spinto da una serie anche di iniziative, perché oltre a ricordare le 12 iniziative parlamentari che lei ha citato, dottoressa Fratello, c'era anche una spinta di un'associazione che si era costituita, la cosiddetta ANACOS, l'Associazione Nazionale Donne Soldato, la quale spingeva le porte e fece un esperimento in quel dei Lancieri di Montebello per poter saggiare anche lì l'attrazione, l'appeal di quello che era questa professione, questa vocazione e questa passione che era, come ha detto lei, sopita dalla mancanza di una legge che ne permettesse l'accesso. Un atto fu quello della 380-99, molto innovativo per l'Italia e per le forze armate, per i corpi armati, che ha generato, secondo me, come altri che mi hanno preceduto hanno sottolineato, effetti positivi a diversi e differenti livelli. Un'azione coerente per un paese che tutela la pari opportunità e si rinnova valorizzando ogni giorno la piena eguaglianza di genere e sforzandosi di farla. Un'iniziativa questa di politica militare pensata anche alla luce, guarda caso, proprio lo stesso anno, nel 2000, nasceva quella risoluzione che avete ricordato del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, la 1325, che ha sancito la necessità di attuare, diffondere ed applicare la prospettiva di genere in tutte le attività per la pace e la sicurezza. Ebbene, l'ingresso delle forze armate e nei corpi armati dello Stato di personale femminile motivato, addestrato e adeguatamente formato ha rappresentato per l'Italia un valore aggiunto e un caposaldo irrinunciabile per assicurare un approccio di genere tanto nelle operazioni fuori dal territorio nazionale quanto in patria. Questa preziosa presenza garantisce alle forze armate nell'espletamento delle loro funzioni un contributo elevatissimo in termini di impegno, determinazione, ingegno e passione. Questi sono elementi assolutamente necessari, specialmente oggi che lo scenario geopolitico al quale assistiamo e in cui la difesa si trova ad operare è sostanzialmente cambiato rispetto a quello del passato. Permettetemi di ricordarvi che 20 anni fa non avevamo ancora vissuto l'attentato delle Torri Gemelle dell'11 settembre, e come avete sentito poc'anzi, io ero lì ad Ascoli, né potevamo percepire appieno le potenzialità di altri domini che da lì a poco sarebbero intervenuti nel nostro espletamento delle funzioni. Mi riferisco al dominio spaziale e al dominio cibernetico. Questi sono mondi di cui poi in conclusione, quando arriveremo alla domanda che lei mi ha posto, vedremo che c'è ancora
mondi da esplorare dove secondo me le professionalità di carattere femminile trovano sicuramente il loro spazio e la loro possibilità di esprimersi. Dicevo, la spinta evolutiva proprio di queste nuove tecnologie, le cosiddette disruptive technologies, oggi riguarda anche le dinamiche di competizione strategica tra Stati e ci spinge ad allargare il compasso del nostro raggio d'azione a salvaguardia degli interessi nazionali ben al di là di quelle che sono le questioni fisiche. Però vorrei che inquadrassimo per prima il contesto nel quale oggi le donne danno il loro contributo. In realtà, come abbiamo detto poc'anzi, il contesto è fortemente discontinuo rispetto al passato e richiede delle forze armate di questo Paese un approccio strategico collettivo, prefigurando efficaci azioni predittive e di lungimiranza di pensiero. Emerge quindi la necessità di operare con competenza e adeguata formazione in tutti i 5 domini, perché oltre a quelli classici si sono aggiunti lo spaziale e il cibernetico, garantendo attenzione all'intensificarsi degli impegni nazionali e internazionali delle Forze Armate. Questa peculiarità di come sta adesso il sistema di sicurezza in senso generale richiedono delle risorse umane altamente qualificate che sono derivate da una formazione e da un addestramento continuo sia individuale che di team. Rivestono particolare ruolo fondamentale nello sviluppo delle differenti professionalità del personale del comparto la valorizzazione di questo capitale umano che ci è arrivato tra le mani 20 anni fa. Le donne hanno la capacità di lavorare assieme, di pensare insieme, di fare squadra e di mettere a fattor comune punti di vista differenti anche dalla loro prospettiva e consente di prospettare delle situazioni e delle soluzioni e delle ipotesi creative e innovative e per questo a mio avviso anche vincenti in certi frangenti. Le donne e gli uomini della difesa, operando quindi fianco a fianco, sono il tangibile esempio di quella che io definirei come un'intelligenza collettiva, un vero e proprio valore aggiunto decisivo in questi tempi dominati da algoritmi matematici e da macchine artificiali. Questa intelligenza collettiva, permettetemi di dire, che rappresenta il principale punto di forza delle Forze Armate e leva sulle quali insistere, ed è effettivamente ed estensivamente un capitale di valore immateriale messo a servizio del Paese. Lei ha ricordato non ultimo l'episodio della pandemia, ma non è solo quello. Adesso ovviamente associamo la creatività tipica della componente umana della difesa, alla quale il personale femminile ha fornito un prezioso valore aggiunto e che consentirà di operare anche con le moderne tecnologie, interagendo macchine e uomo e governando robotics teaming. Per consolidare questo approccio è però necessaria una formazione che tenga conto anche delle prospettive di genere e che diffonda capillarmente una cultura che sostenga l'effettiva uguaglianza e la parità del personale militare. In tal modo si potranno valorizzare le peculiarità delle donne e degli uomini e delle proprie performance operative e nel contempo favorire una cultura condivisa e trasversale fondamentale per l'integrazione dello strumento militare. Rammento a tutti che la presenza del personale femminile nelle Forze Armate è una risorsa fondamentale anche nelle missioni nazionali e in quelle fuori area e che contribuisce alla loro efficacia. Basti pensare al personale femminile che ha contribuito enormemente al dialogo e all'interazione con le popolazioni femminili locali che altrimenti sarebbe stato alquanto difficoltoso. Penso alle missioni in Afghanistan, Iraq, in Libano, dove l'apporto del personale femminile è fondamentale nella formazione delle forze di sicurezza locali e per gli interventi di carattere sanitario, come tra l'altro la ministro Bonetti ha richiamato nel suo intervento. La loro capacità di dialogo e l'intelligenza emotiva che le contraddistingue sono delle qualità preziosissime per dare concreta attuazione alla risoluzione 1325 dell'ONU e assicurano il diretto coinvolgimento delle donne a una rapida risoluzione dei conflitti per la stabilizzazione e per la realizzazione di una pace duratura.
Queste sono parole autentiche, che sono il frutto degli scontri che abbiamo avuto sul terreno durante le visite nei vari teatri operativi. Volgo però lo sguardo a conclusione e posso affermare che dopo 20 anni la presenza femminile della difesa è ben radicata e l'accesso, come ha ricordato anche lei, nei vari ruoli non ha limitazione di sorta. All'interno del comparto sono assicurati i medesimi sviluppi di carriera, coerentemente ovviamente con gli obblighi di legge che sono quelli di imbarco, di comando, di formazione, di addestramento e di preparazione, e che garantiscono la possibilità di ricoprire tutti gli incarichi, inclusi quelli apicali, secondo i rispettivi iter di carriera. Ognuno delle quali può aspirare, ognuno indipendentemente dal sesso di appartenenza. Per rispondere in sintesi alla domanda che lei mi ha fatto e che guida il panel odierno, a 20 anni si è giovani e si ha ancora una maturità e uno sviluppo davanti di carriera e di età che porterà a completa maturazione. Quindi ritengo che, data la giovane età dell'ingresso del personale femminile nelle forze armate e nei corpi armati dello Stato, ci siano ancora tanto e tanto ancora da dare e settori ancora da esplorare, e potrà essere ampliato la presenza e il contributo delle donne nelle forze armate e nei mondi che queste affronteranno nel prossimo futuro, per cui ritengo che queste aperture e queste possibilità che si prospettano dinanzi a noi renderanno ancor più valente e ancor più incisiva e ancor più lucida nel futuro la presenza del personale femminile quale elemento decisivo per renderci ancora più forti come strumento militare, garantendoci soluzioni innovative a vantaggio dell'intero Paese. Nel rinnovare a tutti i presenti i saluti del generale Vecciarelli e i miei, oltre che del personale tutto delle Forze Armate, auspico che questi 2 giorni di convegno rappresentino un proficuo momento di crescita e di confronto, i cui risultati saranno sicuramente utili e adeguatamente valorizzati. Ringrazio tutti per l'attenzione che mi è stata prestata. Grazie, grazie mille generale, è stato estremamente interessante quello che ci ha raccontato, perché ci sono effettivamente alcuni elementi che vanno presi in considerazione, a partire per esempio dalla presenza proprio numerica e percentuale delle donne all'interno delle forze armate. Lei giustamente ha detto: a 20 anni si è giovani, abbiamo ancora molto tempo per crescere, bene, facciamolo. Quando 20 anni fa per l'appunto si discuteva dell'ingresso delle donne nelle forze armate, si ragionava, guardando anche ovviamente l'esempio degli altri paesi, su quale sarebbe stata più o meno la percentuale, la presenza femminile all'interno delle forze armate, e appunto rifacendosi a quegli esempi si stimava una presenza fra il 10 e il 15%. In realtà noi abbiamo dei numeri decisamente inferiori, complessivamente siamo intorno al 6,5%, ci sono alcuni corpi, l'esercito, dove siamo oltre il 7%, ma insomma siamo ancora lontani da quella presenza numerica che ci si immaginava e per la quale fra l'altro paradossalmente ci si era anche, diciamo così, un po' preoccupati, e invece ci siamo resi conto che il problema semmai è il contrario. Quindi sicuramente c'è un percorso da fare anche da questo punto di vista, interrogarsi sul perché, se ci siano eventualmente, diciamo così, elementi che limitano l'accesso o che non lo favoriscono o che potrebbero essere utilizzati. Lei fra l'altro, generale, faceva riferimento a questo esperimento, quello del famoso esperimento della caserma di Montebello. Era, lo ricordo per chi è troppo giovane per saperlo, era il 1992, all'epoca era ministro della difesa un altro socialista come Valdospini, era Salvo Andò all'epoca, e aprì per 3 giorni la caserma appunto dei Lancieri qui a Roma a 29 ragazze che erano state selezionate proprio fra quelle che scrivevano dicendo mi voglio arruolare, mi voglio arruolare. E
fecero fare loro per 3 giorni quello che avrebbe fatto qualsiasi soldato appena entrato in una caserma, sperimentando bene, però ci vollero appunto altri 8 anni prima di arrivare all'approvazione della legge, nonostante fosse tutto regolare. E allora qui voglio assolutamente chiamare in causa il professor Fabrizio Battistelli, perché che è un sociologo che si è occupato e ha studiato fenomeni che riguardano il mondo militare, perché vorrei ragionare con lui su intanto come era stata accolta all'epoca questo ingresso delle donne all'interno delle forze armate e come è anche vista adesso, insomma, cioè se c'è stata un'evoluzione in questo senso e quindi che cosa ci dobbiamo anche aspettare per il futuro, professore. Professore, io non la sento, forse c'è stato qualche problema di collegamento, non mi... Mi sente adesso? Non apre il microfono, l'ha aperto, perfetto, lei ha aperto il microfono. Benissimo, bene, la ringrazio di darmi la parola, saluto la signora ministra, il signor sottosegretario, i signori capi di Stato Maggiore e gli ufficiali e le ufficiali del nostro convegno. E penso sia molto interessante tornare a quel momento epico iniziale nel quale decine di giovani italiane scrivevano al Ministero della Difesa, scrivevano agli Stati Maggiori reclamando il diritto di poter entrare nelle forze armate. E devo dire con molta capacità e disponibilità e intuizione il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, che come arma più numerosa era quella che sentiva probabilmente con più sensibilità l'imminenza dei tempi, tra cui quella di un superamento della leva obbligatoria, quindi è importante anche contestualizzare i due fenomeni, passaggio da un esercito di leva a forze armate di leva a forze armate professionali, contemporaneamente aprendo anche alle donne, erano queste delle misure largamente razionali, praticate sostanzialmente da tutte le forze armate dell'Occidente e soprattutto anche sentite da una buona parte dell'opinione pubblica. Già studi che facemmo all'epoca sull'opinione pubblica, sebbene non tutti fossero esperti di questioni militari, però era molto diffusa e molto condivisa l'idea che anche le nostre forze armate avessero una componente femminile. Questo ben oltre quella quota di giovani entusiaste che premevano per avere questo riconoscimento. Quella esperienza donna soldato per un giorno, in realtà fu un pochino più di un giorno, fu un media event, un avvenimento soprattutto di comunicazione, che però dette anche una prova, sia pure circoscritta, di quello che le donne potevano trovarsi a fare nel momento in cui fossero state finalmente arruolate alla pari degli uomini. Fu un momento anche emozionante, devo dire, per il contagioso entusiasmo di queste ragazze, una di loro era poi la fondatrice e l'animatrice di giovani, che dettero anche una spinta, direi psicologica, morale, a quello che era un trend ormai internazionale e non più rinviabile, soprattutto, ripeto, nel quadro di un passaggio a forze armate fondate sul reclutamento volontario. Fu anche occasione di una più generale trasformazione del ruolo delle forze armate italiane, che in seguito ai grandi eventi del 1989-91 portarono a un quadro strategico completamente mutato in Europa e a un maggiore spazio per un paese delle dimensioni dell'Italia per intraprendere una sua presenza strategica in vari fronti nell'ambito soprattutto delle Nazioni Unite, ma anche della NATO, nelle missioni di peacekeeping. Quindi sono, diciamo, un insieme di fattori che rendono non più rinviabile finalmente l'adozione di un servizio
militare femminile. E questo è stato detto anche nell'introduzione dal presidente del CASD, è un vantaggio per alcuni versi, è il vantaggio dei last comer, no? Il vantaggio di quelli arrivati per ultimi che possono avvalersi delle esperienze degli altri paesi. Allora qui ancora una volta è fondamentale il riferimento internazionale. Ecco, non dobbiamo mai dimenticare che tutto questo, tanto più per uno strumento come quello militare, avviene in un quadro internazionale e un quadro anche di alleanze internazionali come la NATO. Ecco, in questo caso le esperienze degli altri cosa ci dicono? Ci dicono che l'ingresso delle donne non è semplicemente una misura organizzativa oppure o l'adempimento di un diritto soggettivo di una quota della cittadinanza, quella di sesso femminile, di intraprendere la carriera alla pari dei loro concittadini maschi, ma è anche un elemento che socialmente e organizzativamente ha delle conseguenze. Ha delle conseguenze importanti, delle conseguenze interessanti. La ministra aveva accennato a questo discorso della diversità e dell'esperienza della diversità. Le differenze sono reali, le differenze sono una risorsa, le differenze sono anche una sfida. Pensare che l'ingresso delle donne nelle forze armate possa essere semplicemente un adattamento della donna alla istituzione nella quale entra dopo migliaia di anni in cui è stata monopolio maschile è sicuramente una condizione necessaria, bisogna essere d'accordo naturalmente con le regole della casa in cui si entra, ma entrando le si modifica anche. Quindi il soggetto 1 più il soggetto 2 rappresentato dalla donna non è, è un caso raro in cui la somma non fa esattamente 2, fa 2 più n, un n dato dalla componente specifica della femminilità. E questa sul piano qualitativo, voglio accennare per punti qualità e quantità, sul piano qualitativo è molto interessante, molto importante, nel senso che da tutta una serie di studi condotti a livello internazionale da sociologi come Moskos, per esempio in Somalia e nei Balcani, cui ho avuto anche piacere di partecipare personalmente nel secondo caso, mostrano come per esempio nelle missioni di pace le donne hanno un ruolo molto importante proprio per alcuni aspetti di empatia, di capacità di dialogo, di possibile ricorso in situazioni opportune all'informalità, tutti aspetti che possono essere decisivi per esempio nel rapporto con le popolazioni locali. Ecco, questo è un risultato delle ricerche che condotte dall'esercito degli Stati Uniti, che in queste cose è sempre un po' all'avanguardia, ma che abbiamo avuto modo di osservare anche noi sul campo. È un'integrazione di competenze, nulla tolgono poi al diritto dovere della donna di essere comunque un buon soldato, ma può essere un buon soldato apportando una specificità culturale in senso antropologico che è propria del genere femminile. Questo è molto riconosciuto nelle organizzazioni di impresa, questo management delle differenze si chiama oggi, cioè la capacità di fare di una situazione strutturale come l'ingresso per esempio di differenze, di minoranze etniche tipicamente nella società occidentale, ma non soltanto, arrivo a dire anche di orientamento di genere, fare della tutto questo non soltanto una questione da gestire ma anche una risorsa. Questo tenendo presente che tutti i fenomeni sociali hanno una duplice faccia, presentano benefici e presentano anche dei costi che le forze armate si sono preoccupate a suo tempo di prevedere e in certa misura di prevenire. Ricordo tutta la grande opera di riallestimento logistico delle basi e delle caserme e delle scuole, ma evidentemente non è soltanto quello, è qualcosa di più, è quello di accogliere una soggettività che pur dovendo e volendo collocarsi all'interno di un'istituzione che ha regole molto chiare, porta comunque una differenza. Ecco, non spegniamo
del tutto questa differenza. Questo è il consiglio che ci permettemmo di dare come sociologi durante la grande trasformazione, che voglio ricordare un fatto istituzionale, ebbe poi il suo culmine nel 97, è stato citato giustamente Spini come iniziatore parlamentare del riconoscimento del servizio militare femminile, e presente Spini, l'annuncio fu dato da parte del governo nel gennaio del 97 a Firenze, nella scuola di guerra aerea, si chiamava ancora così, dal sottosegretario Brutti. Questo per, diciamo, una futura storia da scrivere del lungo e impegnativo iter per il riconoscimento di questa grande innovazione. Tornando agli aspetti sociali e culturali e talvolta anche psicologici, il problema della quantità. Le due cose si rispecchiano, perché le donne sono in grado di dare un loro contributo non solo come un cittadino che in quanto tale universalisticamente serve la patria in questa professione ed è in quanto tale asessuato, è un cittadino che fa tutto questo con una specifica caratteristica che è essere di sesso femminile. Non è una cosa banale, è una cosa tanto evidente che finisce per sembrare ovvia e non affrontata in tutte le sue implicazioni. Quantità. E qui veniamo agli aspetti un po' più problematici. Tutte le ricerche internazionali, quelle di lingua inglese in testa, come sempre, dimostrano che nulla ancora funziona alla perfezione nell'investimento e nello sfruttamento di questa risorsa importante che è il genere femminile, finché il genere femminile non raggiunge una soglia di presenza e di visibilità. Attenzione, perché questo è un dato molto importante. Questa soglia è stata convenzionalmente indicata come soglia minima intorno al 10% della forza, dalle ricerche empiriche fatte appunto all'estero, e che nel nostro paese è ancora ben lontana dall'essere raggiunta. Purtroppo abbiamo un altro piccolo problema, in questo caso di metodo, quello relativo ai dati. Bisogna aumentare i dati statistici relativi alla situazione della donna all'interno delle forze armate italiane. Viene fatto diligentemente, con grande buona volontà, dagli uffici dello Stato Maggiore Difesa e non soltanto, a cominciare da quel valente ufficio che ha organizzato tecnicamente molte delle cose che stiamo dicendo oggi. Tuttavia abbiamo bisogno di più dati e più accurati. Soprattutto, per esempio, ecco, sarebbe molto interessante sapere alcune variabili. Abbiamo quelle, per esempio, territoriali, che mi sono state fornite dal primo Resta, che sono molto interessanti. Adesso le cito a memoria, sulla ripartizione per esempio regionale dei reclutamenti, i quali sostanzialmente non sono problematici dal punto di vista della loro composizione, perché rispecchiano quello che è l'andamento anche degli arruolati di sesso maschile, quindi una larga predominanza, quasi 2/3, al sud e alle isole. Questo è un trend generale italiano e non soltanto italiano, che andrebbe esso stesso deve essere riequilibrato, ma non presenta in questo caso alcuna specificità femminile. Altro dato interessante sarebbe il titolo di studio delle persone che chiedono di entrare nei diversi livelli delle forze armate. Li abbiamo, ma in modo un po' sporadico, insomma andrebbero sistematizzati, resi attuali, ma soprattutto questi dati è molto importante rapportarli e inquadrarli a livello comparato. Con chi ci compariamo noi? Ci compariamo con gli altri paesi dell'Alleanza Atlantica, della sua organizzazione militare NATO, che pubblica ogni anno un eccellente Summary of the National Reports dei paesi membri riguardo alle gender perspectives. Ecco, questo annuario è un pochino, non voglio dire l'unico, insomma, diciamo è il più solido dei riferimenti che abbiamo, perché è interessante, perché fa un ranking poi della presenza delle donne nelle diverse forze armate. Qui
voi sapete, avete invitato un sociologo, quindi siete già rassegnati all'idea che debba dire qualcosa di critico, naturalmente critico in senso costruttivo, in senso positivo, in senso di materia per la riflessione. Noi abbiamo un posizionamento dell'Italia che è ancora piuttosto arretrato. Addirittura non abbiamo neanche quel 6% di cui si diceva, potrebbe essere, si tratta di dati al 2018, devo dire, e sono in ritardo un pochino anche a livello NATO, quindi se questo ci può consolare, ma in quell'ambito restava valida, resta tuttora valida la comparazione con altri paesi con cui siamo soliti raffrontarci. La media dei paesi NATO è dell'11,3 nel 2018. L'Italia in quell'anno era al 5,3, quindi quasi la metà della presenza femminile nelle altre nazioni, quelle europee più vicine a noi anche per dimensioni e per importanza. Sono la Francia col 15%, la Spagna col 12,8%, la Germania con 12,1%. Quindi c'è un grosso lavoro da fare, perché in assenza di questo la donna resta isolata, resta, come dicono gli americani, un token, quindi una sorta di simbolo, quasi, non prendete adesso questa metafora per il valore che deve avere puramente indicativo, rischia di essere la mascotte se all'interno di un'unità non raggiunge quel minimo di massa critica per poter fare gruppo, per potersi rapportare sia individualmente che collettivamente coi commilitoni maschi. Qui l'ultimo punto, più delicato di tutti, riguarda quello che è stato sfiorato, mi pare anche dalla nostra moderatrice, il tema delle discriminazioni, e nel senso che dobbiamo l'istituzione militare, come tutte le organizzazioni pubbliche e private di qualsiasi settore, deve continuamente esercitare una attenta vigilanza per la prevenzione di tutto ciò che può rappresentare una forma di discriminazione di genere. Sono tematiche delicate, sono tematiche sulle quali peraltro esistono dei richiami, a cominciare dalla famosa risoluzione 1325 del Consiglio di Sicurezza. Anche le Nazioni Unite avevano i loro problemi, per esempio all'interno dei contingenti di pace, di comportamenti impropri sul piano sessuale da parte dei peacekeepers. Quindi nessuno è esente dalla permanente rischio di una trasgressione che può anche avere addirittura in certi casi rilevanza penale. Ci sono stati casi anche nelle forze armate, ci sono stati casi alla scuola di Ascoli, quella scuola che appunto il generale Deliverano comandava quando noi facemmo una ricognizione sociologica nei primi anni 2000, ed era una specie di Oxford soltanto un pochino troppo rigorosa nel monitoraggio del rapporto maschile e femminile all'interno della scuola, ma doverosamente e utilmente. Questo non ha impedito gli eventi che conosciamo, così come un altro tema delicato, scusate ma io sono qui anche per accennare ai temi delicati, è quello che intreccia la dimensione di una possibile discriminazione di genere, di cui le molestie sessuali sono il fenomeno più visibile, anche circoscritto. Adesso non ne facciamo un caso enfatizzato, come addirittura forse fanno i nostri colleghi americani sociologi e anche gli stati maggiori, che sono su questo intransigenti al massimo. Ricordo il caso di un ammiraglio di squadra destituito perché aveva mandato un mazzo di rose a una sua aiutante ufficiale di sesso femminile. Forse, diciamo, nella cultura italiana ci sono modalità diverse per gestire le situazioni anche più delicate. Su questo forse abbiamo maggiore saggezza noi. Detto questo, però, l'intreccio con un altro delicato problema, ecco il grande tema del grande
è stato a suo tempo un tema grande nel senso di grave, oggi è a modalità del tutto differenti, non comparabili, il tema del nonnismo. Ecco, dobbiamo anche in questo caso registrare quello che già prevedemmo facilmente 20 anni fa, non è che con la transizione a un esercito di professionisti e la antica abitudine degli anziani di vessare i più giovani tramonterà del tutto. Non tramonterà del tutto, verrà drasticamente ridotta naturalmente dai tempi della naia ai tempi della professione, ma continuerà a esistere. Allora, un conto sono dei riti di passaggio e un conto sono delle modalità che talvolta superano il gioco, la goliardia, la necessaria sottolineatura di una fase e l'altra della propria carriera, come il brevetto di volo, e diventano qualche cosa che in certi casi limite è addirittura penalmente rilevante. Scusate, ma non possono ricordare che 4 giorni fa il Tribunale Militare di Roma ha acquisito il rinvio a giudizio di 8 militari del allievi ufficiali piloti che a Latina hanno nella rito della fustigazione nel caso appunto del brevetto di pilota. Ovviamente penserà la magistratura a dirci come sono andate le cose. Attenti al piano sociale, noi diciamo semplicemente episodi di questo genere non devono accadere, non possono accadere, devono essere prevenuti tenendo presente che l'ingresso della donna nelle forze armate è un elemento di complessità. Mi avvio a concludere dicendo questo, cioè come tutti gli elementi di complessità è, nella mia opinione, nell'opinione della grande maggioranza degli studiosi, degli osservatori, è un arricchimento, è una risorsa sterminata che si apre con una potenzialità molto importante, ma è un elemento che ha introdotto e introdurrà ancora a lungo degli elementi di complessità che vanno gestiti. Per essere gestiti devono essere conosciuti, e qui c'è tutto un discorso che viene fatto, per carità, viene sicuramente fatto anche di socializzazione, di formazione dei quadri nei confronti appunto del rapporto, dei rapporti di genere, ma l'attenzione in questi casi non è mai abbastanza. Introducendo il servizio militare abbiamo fatto un passo decisivo di adeguamento che non poteva più essere rinviato. Abbiamo di fronte una miniera di energie che può anche essere potenziata. Un altro dato statistico è che il rapporto tra candidati a entrare nelle forze armate e arruolati è a tutt'oggi molto più favorevole ai maschi. Possono esserci ragioni anche oggettive di questo, non discuto, ma sicuramente noi quel 5-6, fosse anche 6,5%, lo dobbiamo raddoppiare, perché sarà un'ulteriore garanzia di una visibilità e di una legittimazione anche interiore piena della donna come un soggetto che ha delle differenze, che non può essere totalmente diciamo omogeneizzata là dove comunque evidentemente nella prestazione professionale deve dare le stesse performance che danno i colleghi maschi. Con questo io non posso fare altro che augurare a questo convegno di rappresentare un'ulteriore tappa in un cammino lungo, impegnativo, ma che sono convinto darà risultati molto importanti per le forze armate italiane e per l'intera società. Grazie. Io ringrazio davvero il professor Battistelli, perché è stata una relazione estremamente interessante, perché non è nascondendo i problemi che i problemi si risolvono, e perché è giusto non aver paura delle questioni da affrontare e cercare di risolverle. Mi sento anche di una sorta diciamo così di vicinanza nei confronti del professore quando a un certo punto lamentava, diciamo, la difficoltà nell'ottenere certi dati
Io che le vicende delle donne all'interno delle forze armate le ho seguite per una mia curiosità professionale e le ho anche raccontate in alcuni saggi, so quanto non sia facile, diciamo, ottenere certe informazioni. Però, professore, le posso garantire che dai e dai, alla fine le cose te le raccontano. Io sono persino riuscita a farmi dare anche, appunto, titoli di studio. Mi passo il sottobanco, glieli racconto. No, in realtà non c'è niente di segreto. E fra l'altro, sempre garantendo ovviamente la privacy di chiunque, la mia curiosità era poi la curiosità di chiunque faccia il mio mestiere, cioè di capire chi fossero persone, perché appunto potevamo misurare e valutare la reazione all'esterno, quali erano i gradi di accettazione eccetera eccetera, ma a un certo punto giustamente ci siamo chiesti: ma chi sono queste ragazze, queste donne che hanno a un certo punto deciso che la carriera militare fosse la loro carriera, e perché lo hanno fatto, quali erano le motivazioni che le spingevano? Io sono stata spinta proprio da queste curiosità, come so anche lei, ma in realtà non sono l'unica. Posso intervenire? Certo, non so, non vedo chi è, ma generale Farina. Certo. No, mi scusi, intanto per ringraziare, se posso in due minuti dare un contributo, perché veramente i temi sono stati trattati molto ampiamente da tutti quanti. Io ringrazio veramente, e anche ringrazio il professor Battistelli, chiaramente tutti gli altri oratori, a partire dalla ministra Bonetti e tutti quanti, generale De Leveran. Volevo dare un contributo, però parto dall'ultima affermazione della trasparenza. Bene, io posso assicurare che l'esercito è proprio trasparente quanto neanche una lastra di vetro, non c'è proprio, cioè, quindi sicuramente per quanto riguarda dati, statistiche e tutto quanto, sicuramente non c'è nessun dubbio su questo fatto, per cui lungi da così neanche da dire difficoltà, io non so che difficoltà si citavano, però questo qui è per tutti, quindi sia per la parte femminile che maschile e tutto quanto, siamo per la gente, tra la gente, e lavoriamo per la patria e per i nostri concittadini, per cui assolutamente. Per quanto riguarda i temi trattati, io volevo dare un contributo fattivo, perché effettivamente forse è giusto questa osservazione qui che ha fatto il professore, anzi è giustissima, ed è forse logica, più che giusta, questa percentuale leggermente oppure abbastanza inferiore a quella della Francia, a quella della Germania eccetera. Ma giustamente bisogna chiedersi perché, no? E probabilmente non so se risulta più difficile per una mamma, per esempio, o per una ragazza che poi dopo ha famiglia, così come anche per il padre, quindi ci mancherebbe altro, sostenere certi ritmi e certe attività operative per lungo tempo, eccetera eccetera. Quindi ecco perché noi dobbiamo chiederci che cosa possiamo fare per aiutare e far rendere più agevole la vita del soldato, sia uomo che donna, perché quando parliamo di parità di genere, ma soprattutto ovviamente di una mamma, di una donna, cioè, perché poi dopo questo comporta, la donna è differente dall'uomo perché è anche mamma e soprattutto mamma. E come può fare a poter proseguire nelle sue attività, nella sua carriera, tutto quanto, cercando di avere tutte le possibili comodità, tra virgolette, ma servizi se vogliamo. E allora ecco perché il discorso degli asili, noi stiamo facendo tantissima fatica a far finanziare gli asili nelle nostre caserme. Perché? Perché io ho lanciato il progetto Caserme Verdi, che comprende comunione e una integrazione non solo nell'ambito delle famiglie dei militari effettivi a quella caserma, ma anche nei confronti della cittadinanza. Ed ecco che a Messina, a dicembre dello scorso anno, abbiamo inaugurato un asilo dove ci sono presenze dei bambini, dei nostri effettivi, siano uomini o donne in servizio,
sia della cittadinanza. Allora, questo è uno dei tanti esempi, come quello di creare delle infrastrutture vivibili, degli alloggi che consentono anche la comodità, la vicinanza e quindi eliminano anche il pendolarismo, ma è solo uno dei tanti esempi. Quindi ci dobbiamo chiedere, questo per esempio potrebbe essere un motivo che alla lunga come dire, fa desistere, perché è una difficoltà comunque intrinseca, che si potrebbe essere motivo come dire, fa desistere, è una difficoltà intrinseca che si può superare con degli accorgimenti. Questo è soltanto un esempio. E un'altra questione che io vorrei sicuramente sottolineare, perché l'hanno fatta anche tutti gli altri, è le pari opportunità con pari capacità. Cioè, assolutamente, io sono orgogliosissimo come capo di Stato Maggiore, ma ancor prima, se permettete, come ufficiale responsabile di comando di staff o di altri incarichi di comando che ho avuto negli ultimi vent'anni, perché altri incarichi di comando che ho avuto negli ultimi vent'anni, perché parliamo degli ultimi vent'anni adesso con l'introduzione della madre, posso dire che il loro rapporto è a dir poco straordinario, perché consentono dei punti di vista e delle diciamo, aggiunte che, come ha detto il professore e anche altri, non fanno uno più uno che fa due, fanno tantissimo di più, sono dei moltiplicatori messi insieme anche allo scambio di pensieri con la parte maschile. Questo è importantissimo, l'esercito si vanta di avere fior di piloti di elicotteri d'attacco, fior di medici, che chiaramente dice, ma questo è scontato, va bene, ma a fior di comandanti di compagnia e fra poco di battaglione, che sono delle ragazze in gambissima. Che sono in gambissima, di questo noi, io in particolare, ne vado assai fiero. Quindi sicuramente dico che l'esperienza è super positiva. Chiaramente tutte quante quelle che sono state le piccole diciamo, preoccupazioni, devianze oppure misure da rendere come prevenzione assoluta e correttivi eventuali di alcune manifestazioni che sono veramente, veramente molto, molto ridotte, vanno perseguite con grande sagacia, con grande determinazione, con grande anche spirito di comunità, con grande dialogo. Io ritengo che non solo il bicchiere è mezzo pieno, ritengo che abbiamo fatto veramente tantissimo, per cui dobbiamo chiederci che cosa possiamo fare di più, che cosa possiamo fare di più per rendere ancora più rilevante questo apporto. Io ho fatto l'esempio degli asili, del progetto Caserme Verdi, ma anche di tante iniziative per far sì che cresca questa percentuale, perché oltretutto lo vedrete che lo sarà nel tempo, perché ho detto sono delle ragazze straordinarie. E noi ci poniamo effettivamente come esercito, ma credo anche comune a tutte le altre forze armate, proprio con grande praticità e con grande concretezza per far sì, per ascoltare, ma non solo, ma anche per rendere sempre più responsabili. E quindi su questo, professore, la voglio rassicurare, prendiamo atto anche di tutto quello che lei ha detto giustamente, perché dobbiamo tener conto che siamo stati avvantaggiati dalle lezioni apprese dagli altri eserciti e delle altre forze armate negli anni precedenti al 2000, diciamo, e quindi abbiamo anche beneficiato, siamo giovati di questa esperienza, però dobbiamo guardare bene al futuro e dobbiamo proiettarci con un modello ancora più vincente, ancora più rilevante. Detto questo, però, dico grazie veramente tantissimo, perché abbiamo fatto dei grandi passi avanti, non siamo arrivati ai traguardi che sono ideali, ci incamminiamo verso quelli, però siamo in una buona, ottima organizzazione, sia come esercito, credo di poter parlare dello stesso, diciamo, con lo stesso livello di qualità, quantità e soddisfazione anche per le altre forze armate. Da parte mia, da parte dello Stato Maggiore, sia con i supporti di qualsiasi tipo, da quello psicologico a quello, diciamo, la genitorialità. Facciamo un esempio di questa pandemia. Io per primo, senza neanche aspettare nessun ordine, ho dato le disposizioni di lasciare a casa il giorno stesso che hanno chiuso le scuole, i bambini erano a casa, ho detto tutti a casa, mamme e papà, indistintamente. Questa è la grande parità di genere applicata in concreto, quindi ci dobbiamo porre in questo senso. Il comandante decide
immediatamente, a prescindere da aspettare che ci siano delle regole, che è la sensibilità che dobbiamo avere ogni giorno, perché con questa sensibilità noi facciamo dei passi da gigante avanti. Poi chiaramente possiamo fare tutte le norme che vogliamo, ma questo è un fatto, per esempio, importantissimo che è avvenuto nel mese di marzo, credo il 4 marzo, quando hanno chiuso le scuole. Bene, il giorno stesso io ho dato l'ordine di lasciare a casa, ordine da parte mia, tutti quanti, mamme e papà che avevano i figli, tra virgolette, non potevano essere abbandonati senza spese. Quindi questo per dire che, quindi, progetti concreti come gli asili nido, caserme, basi, chiaramente per le altre forze armate che possono integrare le famiglie, possono provvedere dei servizi, eccetera, eccetera, tutte proiettate verso il fatto di dare ampia possibilità ai futuri comandanti, e noi fra 10-20 anni avremo delle signore generali, ufficiali che potranno anche dirigere. Vi dico di più e concludo. Nell'Accademia Militare di Modena quest'anno il caposcelto di reggimento, cioè l'allievo numero uno di tutto il reggimento tra esercito e carabinieri, è una ragazza. E diciamo, ma dopo tanti anni, no, ci sono state anche altre opportunità, altri qualificati, altre donne e ragazze importantissime, anche 2-3 anni fa è successo, quest'anno è il primo anno che si verifica caposcelto di reggimento, il primo in assoluto in tutti i sensi è una ragazza del corso 202esimo, se non sbaglio. Questo è un segno di grande apertura e continuo progresso su questo campo, e dobbiamo fare, credo, anche di più, ma abbiamo fatto tanto. Grazie. Grazie, grazie moltissimo, generale. È stata davvero interessante la sua partecipazione. Fra l'altro, se mi posso permettere, e lo dico proprio da giornalista che si è occupata di queste vicende e se ne sta occupando attualmente, la questione degli asili è fondamentale, è sicuramente.